Ciao a tutti, giugno è terminato, luglio è iniziato, io mi sto squagliando di caldo, ma quanto fa caldo, non sei qua più. Ah, gli effetti collaterali dell'estate, veramente non ce la posso fare. Però, tuttavia, dobbiamo resistere perché come ogni inizio mese organizziamo le letture assieme. Evviva! E quindi vi presenterò quali libri ho intenzione di leggere a luglio. Eccoli qua! Prepariamoci per il disagio, perché ovviamente questi io mi domando come fanno gli altri che parlano di libri online a non far crollare tutto. Per fortuna che i miei libri resistono, ogni volta a un crepacuore quando me ne cade uno dalla pila, poi alla fine non ha neanche un graffio, quindi per il momento va bene così. Fatto sta che io non sono uno che segue pedissequamente le TBR, di solito le rispetto per il 50%, il che non è male, perché comunque sono uno che segue comunque l'istinto. C'è un momento giusto per leggere un libro, non bisogna rincorrere le mode, non bisogna rincorrere i momenti, bisogna seguire solo il gusto personale, quello che effettivamente si vuole leggere, che nel mio caso sono sempre libri fuori catalogo, tra l'altro capita sempre così. Però vabbè, bando alle ciance, questi video secondo me sono utili perché vi do degli spunti, tanto sono tutti libri che voglio leggere in questo momento in base al mood che ho, e allo stesso tempo voi potete in un certo senso ricambiare dicendomi quali libri vi intrigano di più, in modo che io possa eventualmente scegliere un titolo piuttosto che un altro da leggere prima per farne magari una recensione o per dirvi cosa ne penso. E allo stesso modo colgo questa occasione di questi video per chiedere a voi che cosa avete intenzione di leggere questo mese, in modo che io mi spio le vostre letture e mi salvo qualche libro a me ignoto. Dicevo, eccoli qua, sperando che non crollino di nuovo, i libri che mi accompagneranno, credo, a luglio. Iniziamo subito con quello che sicuramente inizierò al più presto, perché è un libro di cui ho appena scoperto l'esistenza, io me ne sono completamente innamorato, ed è Che cosa vediamo quando leggiamo, di Peter Mandelsund. Perdonate la pronuncia terribile, fatto sta che è un libro meraviglioso uscito per Corraini, è un saggio illustrato, e diciamo che da quel che ho capito, io quando scelgo i libri cerco di saperne il meno possibile per lasciarmi completamente travolgere, però seguendo un po' il consiglio di Riccardo Falcinelli, che vabbè, lui potrebbe consigliarmi qualsiasi cosa, io cadrei immediatamente nei suoi consigli perché per me è un mito, però comunque questo libro l'ha consigliato come uno dei suoi must, un libro iconico, storico, che parte da un presupposto molto affascinante. Che cosa succede al nostro cervello quando leggiamo un libro? Come avviene il trigger che ci spinge effettivamente all'immaginazione? Quali sono le immagini che vediamo quando leggiamo determinate pagine di romanzi, determinati incipit? Che cosa vediamo effettivamente? Peter Mandelsund decide effettivamente di svolgere questo arduo compito, accompagnando la letteratura all'immagine, in quello che è effettivamente un libro meraviglioso che mi affascina veramente da pazzi, soprattutto perché diamo per scontato che quando leggiamo un romanzo la nostra mente lavori come un film, no? Che vediamo tutto come se fosse un film, e in realtà non funziona esattamente così e può cambiare di contesto in contesto. Sono veramente incuriosito dalla lettura di questo libro che so già adorerò da pazzi, e quindi niente, prossima lettura sicura. Un libro che invece ho già iniziato, ma sono praticamente all'inizio, è Turbolenza di David Zeley. Appunto è un autore che si è distinto nel catalogo Adelphi, c'è un suo libro in particolare che ha avuto un discreto successo, che è Tutto quello che è un uomo. Turbolenza però mi intriga abbastanza, nonostante possa sembrare sulla carta un esercizio letterario. Siamo infatti su un aereo, sostanzialmente il luogo principale dell'azione è effettivamente questo non luogo che è l'aeroporto e poi l'aereo, dove si sviluppano, diciamo, diverse storie, e quindi è un romanzo di racconti alla fine, cuciti assieme attraverso la presenza fisica di quest'unico luogo di transizione, dove c'è come focus questo aereo che effettivamente attraversa la turbolenza e dove si muovono questi personaggi che si sfiorano, che si incontrano. E
Insomma, secondo me è un'idea semplice, efficace e molto intrigante, che spero sia sviluppata ben oltre il mero esercizio di scrittura. Da quello che ho potuto leggere, comunque, l'autore scrive veramente bene e quindi ho alte aspettative. Fatemi sapere se avete già letto qualcosa di suo, magari Tutto quello che è un uomo, che è un libro che ha avuto molto successo e che devo ammettere devo ancora recuperare. Al momento Turbolenza comunque mi ha dato delle impressioni positive. Altro libro che assolutamente devo recuperare, che in realtà ho già iniziato pure questo, è Mu di Tommaso Labranca. Vabbè, Tommaso Labranca, voi sapete, ormai non mi dilungo troppo, è un autore fondamentale per il mio canale. Sin da quando scoprì in biblioteca Andy Warhol era un coatto, mi è entrato nel cuore, soprattutto con tutta la sua teoria del trash, il suo modo lucido effettivamente di decodificare la società italiana degli anni 90-2000, e poi anche con i suoi romanzi, che molto spesso sono, i suoi romanzi partono da idee apparentemente deboli o comunque risicate, per invece fare una satira della società contemporanea. È accaduto così in 7808, che ho letto di recente, e penso che ricapiti anche in Mu, che è uno dei suoi, forse il suo libro più malinconico in assoluto, che racconta effettivamente di questo protagonista, Mu, effettivamente così sceglie il suo nome, che significa niente, che è ossessionato dall'iperborea e o affascinato comunque dalle terre incontaminate di Islanda, però è cresciuto in un ambiente provinciale italiano e cerca effettivamente di raggiungere questo sogno utopico dell'iperborea. È un libro che, anche stando a quanto scritto da Claudio Giunta nello splendido libro saggio sulle opere di Labranca, Le alternative non esistono, sembra effettivamente il romanzo più cupo in assoluto di Tommaso Labranca, per quanto anche Il piccolo isolazionista, che secondo me è un capolavoro assoluto, già mostrava comunque questo clima malinconico, isolazionista effettivamente, che ha caratterizzato l'ultima produzione dell'intellettuale italiano per quanto riguarda le sue ultime uscite, appunto. E quindi niente, non vedo l'ora di leggerlo, però ci andrò piano perché me ne mancano veramente pochi per completare l'intera biografia di Tommaso Labranca. Mi resteranno praticamente solo le biografie che ha scritto per commissione. Ad esempio, lui ha scritto tante biografie su commissione di artisti pop, da Skin ai Coldplay, a Renato Zero, a Orietta Berti. Quindi se proprio proprio sarò in astinenza, avendo finito tutto, mi recupererò anche quelle giusto per. Però comunque ci andrò piano. Mi mancano solo questo, Il Vedovo e Ai Ducci. Per il resto ho letto tutto ciò che ha fatto sostanzialmente, quindi niente, grandissime aspettative, ma io so già che amerò perché ho un debole per Labranca in generale. Poi, libro assolutamente delizioso, secondo me almeno sulla carta, è questo meraviglioso saggio, che in realtà possiamo definire un atlante quasi, I mattoidi italiani di Paolo Albani. È un libro che raccoglie diciamo biografie, se vogliamo, di matti italiani, quindi personaggi storici, filosofici, letterari del nostro paese, che hanno molto spesso, si sono distinti per aver avuto, per aver sviluppato delle teorie o comunque dei pensieri che effettivamente appaiono come assurdi, privi di senso, o comunque illogici in generale, e che hanno fatto la storia proprio per quello. Quindi effettivamente una raccolta di personaggi storici che si sono distinti per la loro follia, se vogliamo. Sulla carta sembra meraviglioso, non vedo l'ora di leggerlo, io me ne sono già innamorato anche solo dal concept e so già che volerò. E Paolo Albani, tra l'altro, ha scritto un saggio sul trash, se vogliamo. Più che sul trash, potremmo usare quasi cringe, questa parola orrenda. In realtà nì, perché non è neanche cringe, si parla di umorismo involontario. Questo saggio, che in realtà è strutturato in modo strano, perché è molto schematico, ci sono delle pagine dove effettivamente ci sono una freccina con un termine, quindi non so esattamente cosa aspettarmi, però comunque il concept del libro sta nel fatto che ogni aspetto della vita, anche il più cupo, ha i suoi momenti di umorismo involontario, quelle cose che non volevano far ridere e che alla fine ti fanno ridere perché diventano brutte, no, in sostanza. Quindi è il trash alla fine, dai film alla musica, ai libri, ma anche aspetti della vita reale. Sono veramente curioso di leggerlo ed è un altro libro fatto praticamente per me.
quindi che ci aspettiamo? Cioè, io non posso che adorare. Albani, comunque, da quello che ho capito, è un autore molto satirico, anche nei suoi saggi comunque ha questo modo di scrivere abbastanza peculiare, comico, quindi so già che mi divertirà, sia in questo che nei mattoidi italiani. Un classico moderno da recuperare assolutamente, ce l'ho in libreria, da decenni mai letto, mannaggia a me, La campana di vetro di Sylvia Plath, l'unico romanzo della grandissima poetessa. Questo me lo trascino dietro in ogni wishlist possibile e alla fine mi ritrovo magari a leggere le prime pagine e poi a chiuderlo. E invece no, dato che so che è un romanzo meraviglioso, il momento è giunto e mi impongo di leggerlo questo mese. Ce la farò e so che piaccia a tanti di voi, perché molti di voi mi hanno scritto, mi hanno commentato: leggi La campana di vetro, lo so, voglio leggerlo da una vita, ce la farò. Lì è un romanzo peculiarissimo che secondo me finirò con l'adorare, perché a me questi romanzi pazzi piacciono. La famiglia che perse tempo di Maurizio Sarabelle. Allora, a quanto pare è un romanzo che semplicemente racconta le vicende di una famiglia, però in un contesto molto surreale, grottesco, tipo questi orologi che non segnano il tempo, questo clima surreale, questo arredamento un po' strano, queste vicende familiari al limite del sogno. Non lo so, non so cosa aspettarmi, ma la quarta mi ha estremamente affascinato. Anche solo la citazione del testo dietro copertina, la casa era temporaneamente disorientata e dai muri delle camere si stava staccando la carta fiorata. Non lo so, mi aspetto un romanzo estremamente divertente, ma allo stesso tempo con questo clima metaforico, malinconico, comunque profondo, però in questo contesto surreale, un po' sognante. È un libro che potrebbe fare per me, vediamo se manterrà le aspettative. Poi, vabbè, torniamo da un autore per me iconico, Georges Perec, autore dell'immenso Un uomo che dorme. Io da tempo voglio leggere questo suo libro, che mai ho affrontato sinora, e voglio affrontarlo in questo luglio, La bottega oscura. È un libro, uscito sempre per Quodlibet, che raccoglie sostanzialmente centinaia, mi sembra poco più di un centinaio, di sogni effettivamente scritti cioè provati dall'autore. L'autore ha fatto questi sogni, se li ha annotati e effettivamente li ha raccolti qui dentro. A me Perec piace, mi piace il suo modo peculiare di narrare, molto spesso anche sui confini del saggio, se vogliamo, sperimentatore. Un uomo che dorme è un libro che, pur non raccontando del niente, mi ha completamente sconvolto, e non so se aspettarmi un libro di carattere surreale, perché parliamo di sogni, o comunque i sogni diventano un pretesto per raccontare qualche altra cosa. Questo non lo so, perché non l'ho ancora letto, però assolutamente mi affascina. Poi La bottega oscura è un titolo bellissimo, sapendo che stai per entrare negli sogni di un altro. Non lo so, è un tema che mi affascina molto, quindi sono molto curioso, soprattutto conoscendo la caratura dell'autore. Passando ad altro, cioè fuori dalla narrativa, entriamo nella saggistica con questo libro, secondo me molto interessante, Catastrofi d'arte. È un saggio di Luigi Bonfante, uscito per Ioan e Levi, che sostanzialmente raccoglie alcune delle opere d'arte che nel corso del Novecento hanno scatenato maggiore scalpore, che hanno effettivamente diviso i critici d'arte, e che effettivamente hanno scatenato un polverone assurdo. E effettivamente è un saggio che indaga tutti quei momenti nella storia dell'arte contemporanea dove effettivamente il mondo dell'arte è rimasto abbastanza sconvolto, dall'orinatoio di Fontana alle scatole commerciali di Andy Warhol alla merda d'artista. Stiamo parlando in 4 minuti e 33 secondi di John Cage. Stiamo parlando comunque di opere molto note, molto note, che hanno causato effettivamente una frattura nel nostro intendere il concetto di arte. Secondo me è interessantissimo, adoro, mi piacerà un sacco. Probabilmente è una cosa più di nicchia, però io finirò col leggerlo adesso perché mi affascina particolarmente. Tornando sulla letteratura, romanzo che secondo me adorerò è questa nuova uscita per Safarà, credo che sia uscito da poco comunque, Jon di Ulfeigur Sigurdsson, autore islandese.
a me piace molto la letteratura nordica, ed è un romanzo che sostanzialmente dovrebbe essere un romanzo epistolare di questo pastore chiamato Jon, che è accusato di aver ucciso il compagno della sua ex moglie, se non ho capito male. Comunque è un romanzo ambientato nel 700 in Islanda, di questo pastore che ha ucciso l'amante di sua moglie o della sua ex moglie, e che scrive queste lettere effettivamente alla donna che ama, scappando tra i vulcani in eruzione in Islanda. Cioè, adoro, cioè mi basta questo e mi hai già fatto secco, cioè volo, secondo me è potenzialmente magnifico, e pare che effettivamente la storia del pastore Jon e delle sue lettere effettivamente siano una vicenda molto nota in Islanda. Credo che comunque sia una leggenda effettivamente romanzata, non so se sia basato su una storia vera, ma comunque adoro a prescindere. L'ultimo libro che ho intenzione di leggere comunque questo mese è Essere senza casa di Gianluca Didino, che è una nuova uscita per Minimum Fax. È un saggio che riprende, diciamo, le fila del discorso tracciato da Mark Fisher in The Weird and the Eerie, dove Didino sostanzialmente fa una fotografia, un'analisi del mondo contemporaneo in cui viviamo e del concetto di inquietante nel nostro intendere la vita oggi, in un momento estremamente caotico, confusionario, anche inquietante effettivamente, date anche le notizie di cronaca e tutto quello che viviamo, la post-verità su internet, insomma è un momento di grande confusione. Che cosa significa vivere in questo preciso istante storico? Sono estremamente curioso di sapere come è sviluppato questo saggio, soprattutto derivato dal fatto che io ho adorato il saggio di Mark Fisher, a me Mark Fisher piace molto, voglio vedere se è all'altezza, ma comunque il tema mi interessa e ho grandi aspettative. E detto ciò, questi erano i libri che ho intenzione di leggere a luglio. Nel frattempo ho iniziato a sudare litri, perché fa troppo caldo, non ce la posso fare. Ma vabbè, se no divago. Fatemi sapere se i libri che ho intenzione di leggere a luglio interessano anche a voi. Quali titoli hanno catturato maggiormente la vostra attenzione? Di quali titoli tra quelli esposti vorreste che parlassi maggiormente? Fatemi sapere, e fatemi sapere anche che cosa leggerete voi in questo caloroso luglio. Io intanto vi aspetto al prossimo video, vi mando un bacione, ciao ciao!